Partiamo subito con un argomento proprio di quelli bam, così, tipo Avicii, Rocco Tanica, Mike Oldfield, cosa hanno in comune queste persone? Che suonano la tastiera. No, sono persone, la depressione, sono, hanno avuto la depressione, giusto? Sono, sì, sono persone che soffrono un po' la vita da palco. So che tu hai anche avuto persone che sono venute da te direttamente per questo tipo di problemi. Era un bassista bravissimo, che non diciamo chi è, esatto, però. Un bassista professionista italiano molto bravo, che un giorno è venuto da me e mi ha detto: guarda, io quando sono sul palco sto male, soffro, perché prima era tutta una passione, tutto un amore stare sul palco, mi ha sempre trainato questa cosa, poi all'improvviso quando sono lì sul palco mi tremano le mani, mi batte il cuore, insomma tutta quella che uno psicologo chiamerebbe una sintomatologia ansiosa, chiamiamola così. Ed è un po' diversa dall'ansia da palcoscenico, no? Quella che tutti quanti potrebbero avere prima di salire su un palco, è molto diversa, così come quella di Rocco Tanica, ancora un'altra cosa diversa. Tra l'altro sono rimasto piacevolmente tra virgolette, sono rimasto sorpreso nel vedere Rocco Tanica che ne parlava proprio qui all'Università di Padova, che ne parlava, appunto diceva: se mi avete visto poco negli ultimi anni dal vivo è perché ho questa patologia. Che è sindrome bipolare. Bravissimo. E spieghiamo per chi lo sapesse, perché non è che tutti conoscono Rocco Tanica, è il tastierista degli Elio e le Storie Tese. Esatto, che è tra l'altro uno dei miei gruppi preferiti italiani, assolutamente, in assoluto. Ma quindi, cioè, vabbè, dopo, cioè, vabbè, parleremo anche di qualche consiglio per chi ha semplicemente l'ansia da palco, però questa invece è proprio una cosa patologica. Sì, cioè... sì, la sindrome bipolare è una cosa patologica che prende, tra l'altro online, da un po' di anni, soprattutto da quando c'è la crescita personale, c'è un po' questa specie di leggenda che dice: ma guarda che tutte le patologie psicologiche sono inventate, no? Sono seghe mentali, e invece esistono delle patologie come il bipolarismo o ciclotimia, chiamiamola come vogliamo, che va completamente al di là di quello che uno potrebbe immaginare come credenza. Non è che lui pensa negativo, è che improvvisamente c'è un click nel cervello e la persona inizia a sentirsi giù e quindi non riesce a... Sì, perché tra l'altro c'è anche un po' di ignoranza sul bipolarismo. Uno pensa che bipolarismo vuol dire avere, non so, cioè... due personalità diverse, cioè non è così, giusto? No, non è così. Quella è la sindrome di disturbo di personalità multipla, chiamiamolo così, anche se appunto se tu parli con uno psichiatra in gamba ti dice: guarda che è difficilissimo vedere un vero uno che ha davvero lo split, cioè questa personalità multipla, appunto più personalità, no? Quello lì è proprio un andare su e giù dell'umore che è indipendente dagli eventi della vita, cioè sì. Quindi diciamo che raramente viene ad una persona durante il corso della vita. Uno se ne accorge in adolescenza, a 20 anni inizia ad avere questi su e giù. Difficilmente arriva a 50 anni, anche se per carità tutto è possibile. Sono molto diversi da quelli che potrebbero essere i problemi dell'umore, lì sono più cose psichiatriche, cioè bisogna andare da uno psichiatra, prendere dei farmaci e quant'altro. E invece per quelli che hanno solo l'ansia da palcoscenico, hai qualche consiglio da dare? Ce ne sono uno spataffio di consigli. O uno Jägermeister. Ecco, questo tra l'altro... Io devo dire che solo lo Jägermeister mi faceva stare tranquillo, okay. Non le birre. Forse perché è più rapido come assorbimento. No, tra l'altro questo è un errore che si fa spessissimo. Tra l'altro ho ascoltato, mi sembra, una tua puntata di qualche tempo fa dove dicevi: non bevete, non drogatevi prima di suonare. Arriva Jepp e mi rovina tutto. Spaccatevi di brutto. No, perché so anche di... cioè uno degli autori di Chitarra Facile, che è Stefano Rossi, che mi ha proprio detto: io per via di questa cosa che bevevo prima di suonare, poi magari solo il bicchierino così, però quando bevi appunto è come se ti anestetizzasse anche un po' il fisico, e quindi lui magari non sentiva che i tendini erano messi a dura prova e gli è venuta la tendinite e si faceva male, insomma. Effettivamente non è una roba da fare. Poi vabbè, cioè dire non bevete prima di suonare, è un parolo, è un po' così, insomma, di sicuro non ascoltano me se esatto. Lo dico, cioè chi beve anche alle prove, cioè, esatto. Ancora prima del live, no, ma infatti, no, per carità, la cosa goliardica di bere e di
divertirsi con gli amici, e se fatta nel modo moderato, diciamo così, ci sta. Così, ma in realtà che cosa succede quando bevo prima di andare sul palco? In realtà mi sto, come hai detto prima giustamente, anestetizzando, sto evitando il problema, lo sto bypassando, e più io bypasso quel problema e meno divento capace di affrontarlo. È come dire: ho paura di andare al supermercato, meno ci vado, oppure ho paura di guidare la macchina, meno la guido e meno mi viene voglia di guidarla, insomma. E quindi il primo consiglio è quello di affrontare l'ansia da palcoscenico, nonostante l'ansia, no? Perché che roba è il coraggio? Cioè, che uno dice quello è coraggioso, l'altro non è coraggioso. Il coraggio è proprio la capacità di affrontare le cose nonostante la paura, nonostante quella sensazione di friccicolio che c'è sempre all'inizio, che ti prende, magari al chitarrista prende le dita, al cantante prende la gola, è qualcosa del genere. Bisogna aspettare quell'attimo in cui c'è un picco di emozione, lasciare che passi, poi dopo uno, quando si ambienta, riesce a suonare tranquillamente. Ma quando arriva il picco di emozione? Perché per esempio a me ogni tanto il picco di emozione potrebbe arrivare magari ancora prima del concerto, cioè nei momenti subito prima, e invece magari quando sono sul palco alla fine sono tranquillo. Però, cioè, come fa uno a capire quando è quel picco e come superarlo, soprattutto? Come non dire, boh, me ne vado a casa? Bisogna pensare che quella roba che stai sentendo in quel momento è un'attivazione positiva che ti sta dando l'organismo per affrontare una sfida. Bisogna vedere quella roba come un aiuto, non come un freno. Dire, ok, questo tremolio che sento è il mio corpo che si prepara alla performance, non è il mio cervello che mi sta dicendo che non sei capace o cose del genere. Hanno fatto uno studio, hanno preso delle persone e gli hanno fatto fare uno stress test, che è una roba, una specie di tortura giapponese o cinese, dove praticamente ti mettono davanti a tre giudici e tu devi presentare, devi leggere un affare e poi devi dirlo dal vivo davanti a queste tre persone con delle luci in faccia. Queste persone sono addestrate a dare segnali non verbali di disappunto. Mamma mia! Così. E tra l'altro a metà di questa roba qua iniziano a farti domande di matematica rapidissimo, tipo 8 per 27. La... cioè io svengo dopo due secondi. Ed è provato che le domande di matematica provocano nel corpo un dolore fisico e quindi e quindi queste persone vengono messe a dura prova. Ad alcune persone gli viene detto, non gli viene detto niente, di vai e fai il test. Ad altre persone gli viene detto, ogni volta che senti le sensazioni di attivazione del corpo, invece di parlare di ansia a te stesso, chiamala eccitazione. Ad un altro gruppo gli viene detto, pensa tranquillamente che sia ansia. E il gruppo che dice a se stesso che quella roba lì è eccitazione, che gli serve per superare quel momento, performa meglio degli altri due. Interessante questa cosa. Quindi quando uno sente magari quella cosa sullo stomaco, dice, questa non è ansia, è eccitazione. Beh, è uguale a quando vai in gita, no? Cioè l'ansia è come quando andavi in gita alle superiori e magari non riuscivi un po' a dormire la notte perché sei tutto eccitato che non vedi l'ora di andare in gita. La sensazione è identica, solo che gli dai un'etichetta diversa perché sai che performerai davanti a un pubblico e temi che questo potrà bloccarti. Interessante. Bella questa, mi è piaciuta, bravo. Promosso, 110 a lode anche stavolta. E qualcos'altro magari per essere, perché ovviamente quando si parla di chitarristi c'è anche il fatto che, cioè, non è proprio solo come parlare in pubblico, perché anche il minimo muscolo irrigidito comunque ti potrebbe penalizzare la performance, no? Sì, non si può. Cosa si può fare oltre a quello che hai detto prima? Dai, tiriamo fuori un altro consiglio, dai. Si può imparare una tecnica di meditazione, quindi imparare a restare nel presente, nel momento presente. Ce ne sono tantissime, una di queste è seguire il proprio respiro senza cercare di modificarlo, quindi non è un mi calmo, respiro profondamente, cose del genere. Cioè concentrarsi solo sul respiro. Esattamente. Normale, così com'è, che è difficilissimo tra l'altro farlo, perché nel momento in cui tu lo fai lo modifichi, nel momento in cui ti concentri sul respiro tendi a modificarlo un pochettino, che è la stessa cosa di quando impari un pezzo con la chitarra, lo impari molto bene e poi per caso ci devi mettere sopra attenzione perché magari lo devi decostruire per insegnarlo ad un'altra persona. In quel momento lì la decostruzione ti fa sentire meno capace di farlo tutto di fila, diciamo. Infatti dopo avevo anche una domanda su questa cosa qua, allora.